Ciao a tutti, oggi siamo a Casal Brunori, in particolare siamo in via Carmelo Maestrini, per intenderci siamo nei pressi del piazzale dove è la Conad e oggi siamo qui con l'amico Alfredo Porega, come sapete responsabile Seniores di Forza Italia Roma, un grande amico che c'è sempre vicino, ci segue in tutti i nostri banchetti, le nostre iniziative. E soprattutto lui è residente proprio in questo quartiere. Quindi volevo domandarti, caro Valfredo, quali sono due o tre segnalazioni che vuoi farci come sportello del cittadino Piazza? Guarda, io in questo quartiere sono soltanto 25 anni che ci sto, quindi pensa un po', l'ho visto nascere. Sono stato vicepresidente del comitato di quartiere, ma devo dire che poi i problemi risolti sono stati pochissimi, purtroppo. Basta vedere qui il verde che non esiste. Noi pensavamo che si riuscisse prima o poi a fare un discorso con, diciamo, con il municipio, ma i municipi anche precedenti non è che hanno fatto molto, in verità. Poi questi ultimi, è meglio non parlarne, basta dire la Raggi, abbiamo detto tutto, questi ultimi sono proprio totalmente assenti. Noi ecco, su queste vie abbiamo il problema dei provenienti da Pomezia, dappertutto, perché poi passano qui, tagliando dalla Pontina, e vanno per andare all'Euro, quindi diventa un problema. La mattina ci sono un paio d'ore, due ore e mezza che sono veramente invivibili, quindi c'è veramente un problema. Poi le macchine che ovviamente vanno ad alta velocità, è stato messo lì un dosso che più che dosso è fatto un ponticello, quindi ecco, andrebbero messi qui dei dossi, perché è importante fare una cosa del genere, perché c'è attraversamento dei bambini, non solo delle persone anziane, ovviamente mi interessa anche dei senior, e quindi è veramente una cosa problematica. Ogni tanto qui c'è qualche rogo, qualche fuoco, perché l'erba è abbandonata e quindi basta uno, come al solito purtroppo, che butta un cerino in una cicca e accade questo. Quindi ogni tanto ci incontriamo, diciamo malvolentieri tra virgolette, con i pompieri, perché devono venire, devono correre qui a spegnere gli incendi. Vediamo, in questi anni non si è fatto veramente nulla, o possiamo dire ben poco veramente. E quindi diciamo, questa segnalazione è una segnalazione autorevole di una persona che vive qui, che vive il territorio da anni, tra l'altro con un attivismo, no? Con una partecipazione, e quindi ci rendiamo conto che i problemi qui a Casal Brunori ci sono e i 5 Stelle ad oggi si dimostrano incapaci di rispondere a questi problemi. Una battuta sul tuo ruolo importantissimo di responsabile signore di Forza Italia Roma, e insomma ci terrei a questa tua battuta. Prego. Ti ringrazio, perché ovviamente devo dire che i Seniores a Roma sono tornati, perché purtroppo erano un pochino scomparsi. Siamo tornati alla grande, come tu dicevi, sono responsabile di Roma e provincia, stiamo facendo un bel lavoro, siamo già riusciti a mettere in ogni municipio un responsabile, adesso lo stiamo facendo per la provincia, e quindi dobbiamo riuscire in questo senso. Perché? Perché i Seniores devono sapere che noi ci siamo, i pensionati devono sapere che noi ci siamo. La battuta del presidente non è una battuta. Berlusconi, quando ha detto i 1.000 euro per i pensionati, è vero, e noi ci crediamo, perché è possibile, perché quando si trovano 40 milioni per le banche, io credo che trovare poi 500 euro per un pensionato sia veramente possibile, e per questo io mi batto e continuerò a battermi insieme a voi. E allora qui da Casal Brunori, da me e da Valfredo Porega, un saluto, e ovviamente seguiteci nelle altre dirette che faremo. Buona giornata, ciao.